Buona lezione di Pilates a tutti, stasera lezione di Pilates con l'elastico e la pala piccola, seconda parte. Iniziamo da seduti sul nostro tappeto, lasciamo i nostri attrezzi a portata di mano. Ci sediamo andando a percepire l'appoggio degli ischi sul tappeto, non dei glutei spalmati. Lasciamo le mani appoggiate, attiviamo bene l'addome e allunghiamo bene la colonna verso l'alto, apriamo bene le spalle. Col mento sollevato, lo sguardo dritto davanti a noi e iniziamo di qui con solo dei bei respiri. Inspiriamo bene aria dentro dal naso, soffiamo e svuotiamo bene fuori l'aria dalla bocca. Ancora, inspira profondo e ampio aria dentro dal naso, espira bene fuori l'aria dalla bocca. Prova a portare la tua concentrazione esclusivamente sulla lezione di Pilates. Respirando profondamente aria dentro dal naso e profondamente aria fuori dalla bocca. Tieni le spalle aperte, tira bene la punta delle scapole verso la colonna e continua. Inspira, espandi bene il torace. Espira, rilascia fuori l'aria. Ancora per due bei respiri. Inspira. Ed espira. Ancora un bel respiro. Inspira ed espira. Rimani con le spalle aperte e con la punta delle scapole verso il centro. Di qui lascia andare il giumento verso lo sterno. Fai rotolare la testa verso destra, avvicinando l'orecchia destra alla spalla destra. Poi falla scivolare bene indietro fino all'arrivo, senza sforzarla. Accompagna l'orecchia sinistra verso la spalla sinistra e poi porta giù il mento verso lo sterno, tira bene indietro con le spalle, cambia dall'altra parte, orecchia sinistra, spalla sinistra, porta bene indietro la testa fin dove arrivi senza sforzare, orecchia destra, spalla destra e poi lascia andare giù il mento verso lo sterno, solleva il mento, lo sguardo bene in avanti, spingi bene la colonna verso l'alto. Circonduzione con le spalle, senza dare sbalzi alla schiena, continuando a spingere la colonna verso l'alto, tenendo attivo l'addome. Anche dall'altra parte. Ancora per una volta. Benissimo. Ora di qui sleghiamo le gambe, le portiamo in avanti. Appoggiamo le caviglie, appoggiamo le mani sulle ginocchia. Inspirando, allunghiamo bene la colonna verso l'alto, portiamo il pube verso il tappeto. Espirando, passiamo sugli ischi, andiamo ad appoggiare il coccige, la parte più alta dei glutei sul tappeto, scavando in dentro con l'addome, curviamo la colonna, portiamo il giumento verso lo sterno. E di nuovo, inspira, dondola sugli ischi, allungati in avanti verso l'alto. Espira, scava dentro l'addome, curva la colonna, porta giù il mento verso lo sterno, fuori l'aria. Ancora, inspira, allunga e sali. Espira, fuori l'aria, scava dentro l'addome, curva la colonna per rilassare bene la schiena. Ancora, inspira. Espira. Una volta ancora, inspira ed espira. Benissimo, ritorniamo ad allungare bene la colonna verso l'alto e di qui avviciniamo la pianta dei piedi una verso l'altra, appoggiamo le mani sulle caviglie. Avviciniamo i talloni al pube, allunghiamo bene la colonna, apriamo le spalle, inspirando solleviamo le ginocchia verso il soffitto e al soffio dell'aria facciamo bene pressione con le ginocchia verso il pavimento. Di nuovo inspira, espira, apri le spalle, senti le scapole che tirano verso il centro. Ancora 4, espira, ancora 3, espira, ancora 2, espira, ancora uno, piccola insistenza ispirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimani e rilascia.
porta le gambe in avanti. Prendiamo l'elastico e appoggiamo con l'elastico, scusate, abbracciamo la pianta dei piedi. Avviciniamo l'elastico portando i gomiti stretti ai fianchi, la distanza dall'allenatore. Senti comunque tensione sull'elastico nel tirarlo verso di te, ok? L'elastico non deve essere morbido, i gomiti sono stretti ai fianchi. Apri bene le spalle, spingi bene le scapole verso la colonna, su col mento. Tira l'elastico verso di te portando bene indietro i gomiti, sentendo le scapole che si avvicinano ancora di più alla colonna. E poi rilascia, porta le mani verso i piedi senza portare in avanti le spalle. Punta dei piedi verso di te, talone in avanti, spingi la colonna verso l'alto, vai. Espira, tira. Inspira, rilascia. Espira, stringi bene con l'addome profondo, tira, spingi bene la colonna verso l'alto e rilascia, gomiti stretti ai fianchi, vai, come se avessi un libro sotto il braccio destro e l'altro sotto il sinistro, non devono scivolare verso il pavimento, stringili bene con le braccia e poi ritorna, tre volte ancora, tira e lascia. Due volte ancora, tira e lascia. Una volta ancora, punta dei piedi verso di te, talone in avanti, tira, rimani. Tieni le spalle aperte, stringi bene una gamba verso l'altra, solleva i talloni, spingi ancora di più la punta dei piedi verso di te e poi rilascia e ritorna. Le braccia rimangono lì ferme. Vai, spingi i talloni in avanti come se volessi sfilarli dalle gambe, spingi bene la punta dei piedi verso di te e rilascia. Ancora, la colonna spinge verso l'alto, non andare indietro col busto, spingi in avanti i talloni, senti bene i polpacci e lascia. Due volte ancora, vai e rilascia. Una volta ancora, vai e rilascia. Molto bene. Ora incrocia l'elastico, mano destra, mano sinistra, l'elastico è incrociato sopra le tue gambe, braccia in avanti senza far andare avanti in avanti le spalle sono aperte, le scapole verso il centro, il mento sollevato e la colonna verso l'alto, punta dei piedi verso di te, talone in avanti, le gambe ti stringono bene una verso l'altra. Inspira, soffio dell'aria, tira l'elastico, porta sui gomiti verso le spalle, in linea alle spalle. E poi ritorna. Inspira, espira, tira. Senti le scapole che vanno verso il centro, apri bene le spalle e poi ritorna. Ancora, espira, tira. E poi ritorna. Quattro volte ancora. Espira, tira. E poi ritorna, tre volte ancora, non mollare, addome attivo, colonna che spinge verso l'alto, spalle aperte su col mento, ancora, vai, tira, ancora uno, vado, tiro e lascio, benissimo, sfilo l'elastico, prendo la palla, infilo la palla tra le ginocchia, la stringo bene attivando bene l'interno coscia, spingo bene la punta dei piedi verso la fronte e i talloni in avanti, porto le braccia in linea alle spalle, spalle aperte e scapole verso il centro su col mento. Ora mi metto di profilo così si vede meglio, sento l'appoggio degli ischi, non dei glutei, quindi non sono verso il basso, l'addome attivo che spinge il peso del corpo verso l'alto, allungando bene la colonna, inspiro, al soffio dell'aria, faccio partire il movimento dell'anca, sollevo e vado in avanti, faccio quattro passi in avanti, alternando le gambe, tenendo sempre la palla ben stretta tra le ginocchia, ritorno, l'anca, riporta indietro la gamba, torna indietro, torna indietro, torna indietro. Facciamo solo molta attenzione in questo movimento a non fare questo, cioè non molleggiare col busto. Il busto lo tengo bello fermo, attivando bene la powerhouse, l'addome,
stringendolo bene verso dentro e verso l'alto, spalle aperte, braccia ferme. Il movimento è solo sulle gambe. Ok, proviamo a farlo insieme. Stringiamo bene la palla tra le ginocchia. Portiamo le braccia lì nella spalla, apriamo le spalle sul mento, punta dei piedi verso di te, inspira, espira, vai. 1, 2, 3, 4. L'anca riporta indietro. 1, 2, 3, 4. Non portare giù le braccia, spingiti verso l'alto, vai avanti. 1, 2, 3, 4. Riporta indietro. 1, 2, 3, 4. Ancora 1. 1, 2, 3, 4, torna, 1, 2, 3, 4, giù, benissimo, sfila la palla, avvicina le gambe, con le mani prendi i piedi o le gambe dove arrivi, curva la colonna, appoggia il mento e la fronte sul tappeto, lascia andare il respiro. Molto bene, ritorno, mi siedo divaricando leggermente le gambe senza dare troppa ampiezza e riprendo il mio elastico. Con l'elastico abbraccio la pianta del piede destro. Benissimo, punta dei piedi verso di te, talloni in avanti e rimando ancora con le spalle in asse, col mento sollevato, mi spingo bene verso l'alto. Quando ho curato bene la postura, ruoto verso destra. Ok, ora inspira al soffio dell'aria, fletto il busto in avanti come se qualcuno ti prendesse per la punta dei capelli, quindi il movimento non è verso il basso, ma la colonna si deve distendere verso l'alto e in avanti verso destra. Con le braccia tiro l'elastico portando come prima i gomiti stretti ai fianchi, avvicinando le scapole al centro, le spalle aperte, il mento sollevato. Ritorno riportando le mani verso il piede, ma senza portare in avanti le spalle, che okay? Le spalle non seguono il movimento delle braccia. Punta dei piedi verso di te, talloni in avanti, allungo la colonna, attivo bene l'addome. Spalle aperte, inspira, espira, tira e fletti, in avanti, in diagonale verso destra, rimani senza sollevare il gluteo sinistro dal tappeto e poi ritorna. Inspira, espira, tira, porta le scapole verso il centro, apri le spalle, allunga, tieni e poi ritorna. Ancora uno, inspira. Vai, tira, rimani, cerca di sollevare il tallone destro dal tappeto, senti il polpaccio e rilascia, molto bene, bravissimi. Cambio piede, abbraccio il piede sinistro, trovo bene la distanza delle mani dal piede, sento l'elastico in tensione, mai troppo morbido. Punta dei piedi verso di te, talloni in avanti, apri le spalle, ruota col busto verso sinistra, gli ischi appoggiati, inspiro, al soffio dell'aria, fletto in avanti, in diagonale verso sinistra, tiro i gomiti verso i fianchi e poi ritorno, apri le spalle, su col mento inspiro, espiro, tiro. Ancora due. Inspiro, espiro, tiro. Ancora uno, inspiro, rimani, mento sollevato, gomiti stretti ai fianchi, cerca qualcosa di più, solleva il tallone sinistro dal tappeto, tieni e ritorna. Benissimo, sfila l'elastico, incrocia le gambe. Muovi bene le dita delle mani, come se stessi salutando qualcuno, e poi muovi bene anche i polsi, da una parte e poi anche dall'altra. Molto bene. Ora, appoggiamo la palla davanti alle gambe, appoggiamo le mani sulla palla, apriamo bene le spalle,
portiamo bene la punta delle scapole verso il centro sul collmento, inspira, espirando fai rotolare la palla in avanti, porta indietro le spalle, lascia i glutei incollati, vai in avanti fin dove arrivi, libera bene il collo dalle spalle e poi ritorna, apri le spalle sul collmento, inspira, fuori l'aria, accompagna, glutei incollati, indietro con le spalle, mento sollevato, lo sguardo verso il basso, cerca qualcosa di più e poi ritorna, una volta ancora, inspira, espira. Rimani e poi ritorna. Benissimo, ci riposizioniamo con le gambe distese in avanti e con la palla tra le ginocchia. Cercate di avere dello spazio dietro di voi, eh? Stringiamo bene la palla tra le ginocchia attivando bene l'interno coscia, abbracciamo bene la linea media. Prendiamo l'elastico e andiamo ad abbracciare i piedi. Lasciamo le spalle aperte, le scapole verso il centro, il mento sollevato. Andiamo ad appoggiare la schiena su quel famoso muro immaginario che abbiamo dietro di noi. Inspiriamo, espirando, andiamo indietro col busto, curvando la colonna. Andiamo ad appoggiare la parte più bassa della schiena. L'elastico è in tensione, con le mani sollevo le gambe, vado giù, appoggio la schiena. Sto facendo un dito, ok. Ho la palla tra le ginocchia, la stringo bene, con le spalle aperte, ho il mento sollevato, con la fronte lì nel mento, quindi non ho il mento verso l'esterno troppo e neanche non ho il collo esteso verso dietro. Inspiro, espirando. Lascia andare in avanti le gambe spingono nell'elastico, la testa si sollevano le spalle, le scapole, vengo su e mi siedo. Spalle aperte, mento sollevato, inspira, espira, vai indietro, tira e sali. Ricordati di stringere la palla tra le ginocchia, inspira. Espira, avanti, sollevo e salgo. Inspira, cresci bene verso il soffitto, non portare in avanti le spalle, anzi tirare bene indietro. Vai, indietro. E sali. Prendi bene aria dentro dal naso, stringi bene la palla tra le ginocchia. Avanti, lascia andare le gambe in avanti, le braccia sono distese, le spalle tirano verso dietro, la testa si sollevano le spalle, le scapole e la schiena. Ultimissimo, inspira, dai che adesso ci abbiamo preso gusto, espira, vai, indietro, inspira, espira, vai, avanti. Voilà! Svegliamo il nostro elastico e lo lasciamo lì a portata di mano. Ruotiamo e ci mettiamo in quadrupedia. Lasciamo anche la palla lì a portata di mano. Divarichiamo prima le ginocchia, uniamo i talloni e andiamo a scaricare un attimo la schiena. Quindi dalla quadrupedia scivoliamo indietro con i glutei, andiamo a cercare l'appoggio dei glutei sui talloni, portiamo bene indietro le spalle e se riusciamo lasciamo appoggiata la fronte sul tappeto. Molto bene, ritorniamo in quadrupedia adesso, appoggiamo le mani sotto le spalle, le braccia attive verso l'alto, le spalle aperte, le scapole verso il centro, le ginocchia sotto i fianchi, i talloni lì nelle ginocchia, appiattiamo bene la schiena e quando ci sei retro antiversione del bacino per rilassare, scaricare bene la bassa schiena, il movimento pelvico, un movimento leggero, morbido, fluido. Cerco di concentrarlo solo sul bacino, rimanendo fermo con la parte più alta della schiena.
Cerco di non collassare sulle braccia, spingendo via il tappeto da sotto le mani, spingendomi bene verso l'alto con le braccia. Molto bene. Adesso prendiamo il nostro elastico e lo appoggiamo sotto le mani. Ok, tenendo sempre la mano, teniamo la mano sinistra sotto la spalla sinistra, le ginocchia ovviamente perpendicolari ai fianchi, la mano destra prende l'elastico. Non collasso sul braccio sinistro, quindi la spalla non deve salire verso l'orecchio, eh? Il collo è libero, la spalla è ben bassa, il collo è libero. Prendo l'elastico con la mano destra, inspira, al soffio dell'aria, tiro col braccio, tiro con la mano destra l'elastico, portando il gomito il più possibile in linea alla spalla e il polso il più possibile sotto il gomito, ok? Quindi un braccio piegato e poi ritorno. Devo sentire quel lavoro arrivare proprio sul costato e anche sulla scapola e sulla spalla. Inspira, espira, tira. Inspira, espira, lascia. Dai la distanza giusta, eh? Una volta che hai preso confidenza, guarda verso il basso per non andare a creare delle tensioni inutili sul collo. Inspira, espira, tira, inspira, espira, lascia. Inspira, espira, tira, inspira, espira, lascia. Due volte ancora, tira, lascia. Molto bene, bravissimo. Una volta ancora, tira, e perfetto, giù. Cambia mano, appoggia la mano destra sull'elastico, tienilo pinzato fermo e con la sinistra impugna l'elastico nella distanza giusta, ognuno la sua. Spingiti bene verso l'alto, spalla aperta, scapola verso il centro, schiena piatta, pancia rigida, inspira, espira, tira. Inspira, espira, lascia. Inspira, espira, tira. Inspira, espira, lascia. Quattro volte ancora. Vai. E lascia. Tre volte ancora. Vai. Il gomito aperto verso l'esterno, in linea alla spalla. Vai. Tira. Non indietro, gomito aperto verso l'esterno, in linea alla spalla. Ultimi due, così, benissimo. Molto bene. Ancora uno. E rimani. Lascia lì l'elastico, divarica le ginocchia, unisci i talloni. Rilassa, solleva le mani, muovi bene le dita delle mani, muovi bene anche i polsi, sia da una parte che poi anche dall'altra. Molto bene. Ora di qui ci distendiamo a pancia in giù, teniamo sempre a portata di mano il nostro elastico e la nostra palla. Ci distendiamo delicatamente a pancia in giù, appoggiamo una mano sull'altra e andiamo ad appoggiare la fronte sul dorso della mano. Apriamo bene i gomiti, lasciamo scivolare le spalle verso il tappeto, lasciamo le gambe leggermente divaricate, il collo dei piedi appoggiati. E quando ci sei, retroattiversione del bacino. Senza esagerare nel movimento, cercando di renderlo molto naturale, senza sforzarlo e accompagnando quel movimento con il respiro. Fallo ancora per qualche respiro. Molto bene. Adesso prendiamo la palla e la infiliamo sotto il ginocchio destro, la pizzichiamo tra il polpaccio e la parte posteriore della coscia. Lasciamo una mano sull'altra, lasciamo la fronte appoggiata sul dorso della mano. Sentiamo già calore muscolare sulla gamba, sulla parte posteriore, già solo per tenere lì la palla. Ora, addome contro la schiena, bacino in avanti, proprio come se volessimo creare uno spazio tra la pancia e il tappeto. Al soffio dell'aria sollevo la gamba destra dal tappeto e poi ritorno.
inspira, espira, schiaccia ancora di più la palla nella gamba, solleva il ginocchio, solleva la coscia fin dove arrivi e poi ritorna, non sollevare il fianco, vai, espira, sali e ritorna, ricordati di spingere l'addome contro la schiena, vai, sali, addome contro la schiena più che puoi e lascia, inspira, espira, sali e lascia, inspira, espira, sali e lascia, ancora uno, vai, sali e lascia, benissimo, in modo delicato cambia gamba, distendi la destra, pizzica la palla nella gamba sinistra, lascia una mano sull'altra, allunga il collo del piede, spalle verso il tappeto, gomiti verso l'esterno, attiva bene l'addome, addome contro la schiena, inspira, espira, solleva e rilascia, 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 ancora due volte, vai, e rilascia, ancora una volta, tieni e rilascia, benissimo, sfila la palla, appoggiala e lascia la portata di mano, prendi l'elastico e portalo davanti a te. Tieni l'elastico in tensione tra le mani, porta bene indietro le spalle, tieni il viso sollevato dal tappeto, il mento sollevato, lo sguardo verso il basso, le gambe sono leggermente divaricate col collo dei piedi appoggiato sul tappeto, addome contro la schiena come se volessi creare uno spazio, un ponte proprio tra la pancia e il tappeto, ora inspira, soffio dell'aria, tira l'elastico, solleva le braccia, senza collassare con la pancia sul tappeto, poi rilascia, inspira, espira, tira e rilascia, spingi bene l'addome contro la schiena, non lasciarla scivolare, spalmare sul tappeto, inspira, espira, tira e lascia, inspira, espira, tira e lascia, ancora due, vai, e lascia, ancora uno, vai, e lascia, lascia lì l'elastico e vai a recuperare di nuovo la palla, unisci le gambe e infila la palla, pizzicala tra le due gambe, ok? Di nuovo tra i polpacci e la parte posteriore delle cosce, stringila bene, stringendo anche bene una gamba verso l'altra. Riaccomoda la fronte sul dorso della mano. Ora inspira, al soffio dell'aria solleva tutte e due le ginocchia dal tappeto e poi rilascia. Inspira, espira, sali, stringi bene i glutei e rilascia. Inspira, espira, strizza la palla, solleva le ginocchia, su e rilascia. Tre volte ancora. Vai. Su e rilascia, due volte ancora, vai, su e rilascia, ultima volta, non perdo la concentrazione, vai, su e rilascia, benissimo, sfila la palla, appoggia la terra, tieni la portata di mano, appoggia le gambe leggermente divaricate, retro antiversione del bacino, rilassa la fascia lombare. Lascia andare il respiro. Fuori l'aria. Benissimo. Ora, prendiamo l'elastico, lo portiamo
dietro la schiena sopra i glutei e teniamo l'elastico in tensione tra le due mani. Apriamo bene le spalle, sentiamo le scapole che tirano bene verso il centro, mento sollevato. Attiviamo bene l'addome, lo accompagniamo bene contro la schiena come se volessimo creare uno spazio tra la pancia e il tappeto. Inspira, al soffio dell'aria tira l'elastico verso l'esterno, solleva il petto, apri le spalle. E poi rilascia, non sollevare i piedi. Inspira, vai, tira e vieni su. E poi rilascia. Inspira, vai, tira e vieni su. E poi rilascia. Tre volte ancora, vai. E poi rilascia. Due volte ancora, vai. E rilascia. Una volta ancora, vai. Rimani un po' più su e rilascia. Molto bene. Appoggia l'elastico. Appoggia una mano sull'altra. Retro antiversione del bacino. Lascia andare il respiro. Morbido e fluido il movimento. Molto bene. Ora, lentamente ruotiamo a pancia in su. Muoviamo le braccia, transizione lenta. Gentilmente andiamo ad accomodare la schiena sul tappeto, appoggiamo la testa, abbracciamo le ginocchia e le portiamo al petto. Impostiamo bene la testa con la fronte in allungamento, la schiena spalmata, le braccia e le spalle rilassate, le ginocchia al petto, dondoliamo a destra e sinistra. Fuori l'aria. Molto bene. Ci fermiamo al centro. Prendiamo il nostro elastico. Con l'elastico abbracciamo la parte centrale delle gambe tra il collo del piede e le ginocchia. Portiamo le gambe in tabletop. L'elastico rimane appoggiato lì e le mani lo tengono in tensione. Ok? Punta dei piedi verso di te, talloni in avanti, proprio sulle tibie. Lo appoggi all'altezza che preferisci, impugni le mani all'altezza che preferisci, tieni le ginocchia sopra i fianchi, talloni lì alle ginocchia, punta dei piedi verso di te, talloni in avanti. Testa appoggiata, spalle aperte, come sempre punta delle scapole verso i glutei e la fronte in allungamento. Ora, muovendo in su e in giù le braccia, tiriamo l'elastico, inspiriamo aria dentro dal naso in 5 tempi e la soffiamo fuori in 5 tempi. Fate attenzione che le gambe non seguono il movimento delle braccia, eh? Le gambe rimangono ferme, rigide, in postura. Solo le braccia tirano l'elastico e devo sentire quella tensione arrivare. Se mi serve, visto che ho fatto la prova, posso avvicinare o allontanare la presa delle mani sull'elastico, vigilandole più... avvicinandole o allontanandole dalle gambe. Sono impappinata. Ok, attiviamo l'addome, incolliamo la schiena, vado, muovo in su e in giù le braccia, inspira 1, 2, 3, 4, 5, espira 5, 4, 3, 2, 1, inspira 1, 2, 3, 4, 5, espira 5, 4, 3, 2, 1, inspira 1, 2, 3, 4, 5, espira, 5, 4, 3, 2, rimani. Solleva la testa e le spalle, spalle aperte su col mento, vai, 1, 2, 3, 4, 5, fai resistenza con le gambe, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ultimi, 2, 3, 4, 5, ginocchio al petto e giù. Ammazza! Up
appoggio l'elastico a terra, abbraccio le ginocchia. Rilasso le braccia e le spalle, dondolo destra e sinistra, lascio andare il respiro. Fuori l'aria. Molto bene. Ci fermiamo al centro e prendiamo la nostra palla. La infiliamo tra le caviglie e solleviamo le gambe verso il soffitto. Ora, non mettetela troppo verso i piedi, mettetela tra le caviglie ma verso le ginocchia. E ora capiremo perché. Tratteniamo bene la palla tra le gambe, attivando bene l'interno coscia. Lasciamo le braccia lungo il corpo, le mani appoggiate. Spalle aperte, punta dei piedi, punta delle scapole, scusate, verso i glutei per liberare bene il collo, fronte lineamento. I piedi comodi come vi viene meglio, se preferite allungare quello del piede, se preferite tenete comodamente i piedi rilassati o a martello. Ora, andando a riprendere l'esercizio per le anche che abbiamo fatto da seduti, proviamo a ripeterlo con le gambe proiettate verso il soffitto e la palla tra le caviglie. Quindi solleviamo bene una gamba verso il soffitto e ritorna. Solleviamo bene l'altra gamba verso il soffitto. Il movimento parte dal fianco che la porta su, 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 su la gamba e ritorna. La palla non deve cadere, perché viene pizzicata bene usando l'interno coscia, viene pizzicata bene dalle gambe. Vado, espiro 1 e ritorno, espiro 2 e ritorno, espiro 3, solleva pure il fianco della gamba che stai proiettando di più verso il soffitto, espira 4 e con la pancia spingi bene, stringi bene, espira 5, espira 6, espira 7, molto bene, solleva la testa e le spalle, collo libero, punta delle scapole appoggiate, chiudo bene l'addome, mento sollevato, vado, 1, vado, 2, vado, 3, vado, 4, vado, 5, si deve vedere la differenza tra il piede che rimane fermo e quello che si muove, 6, 7, 8, appoggio le spalle e la testa. Ora, continuando con quel movimento sulle gambe, porto in avanti verso il basso le gambe fin dove arrivo senza sollevare la bassa schiena e poi sempre continuando con quel movimento le riporto verso il soffitto. Vado, 1, scendo un po', 2, scendo un po', 3, scendo un po', 4, scendo un po', ritorno, 1, salgo un po', 2 salgo un po', 3 salgo un po', 4 sono da capo e riparto, 1 scendo un po', 2 scendo un po', 3 scendo un po', 4 scendo un po', ritorna, 1, 2, 3, 4, ultimo da capo, 1, 2, 3, 4, ritorno, 1, 2, 3, 4, molto bene. Avremo sicuramente le gambe più lunghe. Appoggiamo la palla, abbracciamo le ginocchia, rilassiamo le gambe e la schiena. Dondoliamo a destra e sinistra. Fuori l'aria. Ora, ultimo. Poi riprendiamo la palla e la infiliamo di nuovo sotto le gambe, la teniamo tra i polpacci la parte posteriore delle cosce. Le braccia sono distese, lungo il corpo, mani appoggiate. Con le gambe disegniamo dei cerchi, senza sollevare la bassa schiena, vado in avanti, dalla parte che preferisci. Disegna semplicemente dei cerchi, strizzando bene la palla tra le gambe, cercando di dare l'ampiezza al movimento, accompagnando il movimento con il respiro. Fanno ancora 2 da quella parte, fanno ancora 1, fallo dall'altra parte. Molto bene.
ancora due. Fallo ancora uno. Benissimo, lascia le gambe. Ora espira, porta le ginocchia al petto, inspira, porta le gambe in avanti senza toccare a terra coi piedi, senza sollevare la bassa schiena dal tappeto, stringendo bene la palla. Vai, espira vicina, inspira lontana, espira vicina, inspira lontana, espira vicina, inspira lontana. Ancora due. Ancora uno. Ora andiamo all'esercizio. Facciamo un cerchio da una parte, un cerchio dall'altra, accompagniamo in avanti e ritorniamo. Con controllo, senza fretta, senza mai sollevare la bassa schiena dal tappeto, attivando bene l'addome. Mantenendo la postura, fronte linealmente, spalle aperte e punta delle scapole verso il gluteo. Vado, dalla parte che preferisci non importa. Fai un cerchio da una parte e sali. Fallo anche dall'altra. E sali. Ora, avvicina le ginocchia al petto e porta in avanti le gambe comprimendo bene la bassa schiena, attivando bene l'addome profondo. Ritorna. Fai un cerchio da una parte. Fallo anche dall'altra. Avvicina le ginocchia al petto. Accompagna le gambe in avanti senza sollevare la bassa schiena. E ritorna. Fai un cerchio. E sali. Fallo un altro. E sali. Avvicina e allontana. Ultimissimo, con controllo, senza fretta. Un cerchio da una parte. Un cerchio anche dall'altra. Ora avvicina e allontana. Bravissimi. Sfila la palla. Abbraccia le ginocchia, portala al petto, fuori l'aria. Rilassa le braccia e le spalle, giù col mento, dondola destra e sinistra. Lascia andare il respiro. Molto bene, fermati al centro, lascia le ginocchia al petto, porta indietro le braccia. Giù col mento, spalma la schiena. Di qui appoggia un piede, poi appoggia anche l'altro e fai scivolare in avanti le gambe, allungando bene l'addome e la schiena, rilassando bene i piedi e le gambe, le braccia e le spalle. Lascia andare al respiro. Lascialo andare nel modo più naturale e fluido possibile. Non sforzarlo. Lasciali le gambe e porta le braccia lungo il corpo appoggiando i palmi delle mani sul tappeto. Chiudi gli occhi e lascia andare il respiro. Ora prova a non pensare. Prova a rilassare la mente, a staccarla da tutti i pensieri, i programmi, le tensioni della giornata. Prova a dedicarti esclusivamente al tuo rilassamento. Goditi quella sensazione di rilassamento. Lascia andare il tuo respiro. Ora
inizia dalla parte più alta del tuo corpo e rilassa la testa. Rilassa gli occhi. Rilassa la mandibola e le spalle. Rilassa le braccia e le mani, l'addome e la schiena. Rilassa le gambe e i piedi. Continua a non pensare, continua a stare lì e a goderti quella sensazione di rilassamento. Goditi quello spazio così prezioso, difficile da trovare uno spazio così durante la giornata. Tutto per te, in totale relax. Ora, di lì, vai a percepire bene il contatto dei talloni sul tappeto. A salire, il contatto dei polpacci sul tappeto. I glutei. La parte più alta della schiena con le braccia, le mani e poi la testa. Lascia andare il tuo respiro. Non sforzarlo. E rimani lì ancora per qualche respiro. Benissimo, ora lentamente inizia a muovere le dita dei piedi. Collo dei piedi e le caviglie, i polpacci delle ginocchia, i glutei e i fianchi. Muovi le dita delle mani e poi apri gli occhi. Di qui avvicina i talloni ai glutei, avvicina la schiena al tappeto, abbraccia le ginocchia e incolla la schiena. Rilassa bene le braccia e le spalle, dondola destra e sinistra, lascia andare il respiro. Lentamente ti sposti su un fianco, quello che preferisci. Ti arrotondi più che puoi, portando le ginocchia al petto, lo sguardo verso le ginocchia, curvi bene la colonna. Qui appoggi la mano che è libera e usando le braccia vieni su col busto. Ci sediamo sul nostro tappeto, incrociamo le gambe e appoggiamo le mani sulle ginocchia, apriamo bene le spalle, lasciamo scivolare giù il mento, portiamo la testa verso destra, la lasciamo scivolare bene indietro. La portiamo verso sinistra e poi portiamo giù. Cambia, sinistra, dietro, destra e giù. Su al centro, apri bene le spalle. E fallo anche dall'altra parte. Ora appoggiamo le mani, usiamo le braccia e le gambe, ci alziamo in piedi, lasciamo i piedi uniti, le ginocchia distese, lasciamo giù il busto, lo sguardo verso le ginocchia, inspiriamo, espirando srotoliamo la colonna e saliamo vertebra dopo vertebra. E quando siamo su,
Apriamo bene le spalle. Molto bene. Divarichiamo le gambe. Le pieghiamo leggermente su bene col busto, due bei respiri. Sulle braccia, giù le spalle. Fuori l'aria. Uno ancora. E fuori l'aria. Voilà. Grazie mille a tutti, buona serata e alla prossima. Ciao! Com'è andata? Secondo me i pesetti ci sarebbero ancora stati comunque. Ma l'ho pensato stasera, mi sono messa lì, ho provato, ho fatto delle prove. Perché avevo un quarto d'ora di tempo, ho detto ma io provo a fare degli esercizi e vedere che cosa succede. Potevi raccogliere la roba stesa? Sai che ho pensato la stessa cosa? Ho detto, ma potevo andare a raccogliere la roba stesa e fare gli esercizi che sapevamo già fare, no? E invece no, perché cambiare fa bene, se no non ci alleniamo bene. Così non ci facciamo mancare niente. Daniela non si sente per fortuna perché il microfono spento, guarda. Dani non si sente per fortuna perché non so quello che sta dicendo, perché il microfono spento vedo che parla, però... Sicuramente sono solo cose belle. Adesso è acceso, sì. Allora ti dicevo che queste gambe prima o poi si staranno. Ma no, sono diventate più lunghe. Mamma mia, ammazza. Bravi tutti, grazie. Un bacione grande, ciao.